E buongiorno a tutti. Oggi faccio un esperimento. Questa è una lampada a LED che serve per la sostituzione all'interno di quelle plafoniere tipo quelle da cucina. Costa pochissimo, quasi 6 euro, è da 16 watt e sostituisce una lampada classica da 170, quindi la luce notevolmente potente. Ha il suo bel alimentatore. Ma l'idea è di metterla qua, praticamente di realizzare un ring per macchina fotografica, per le riprese, e adesso giusto per prova andiamo a metterla qui così vediamo se ci riusciamo a inserirla. L'idea appunto di inserirla qui, per il momento ce la provo così solo appoggiata, poi sarà meglio realizzare praticamente un disco di legno da mettere qua dove poi verrà integrato. L'idea è proprio quella di, però anche a pressione ci va, per poi metterla qui e voilà. Allora, cavetto di alimentazione, come al solito questi sono lavori da fare con attenzione perché c'è la 220 e ricordiamoci sempre che è mortale. Questo alimentatore ha un connettore così, a serrafilo a pressione, simpatico. Questo ci permette di metterlo e rimuoverlo. Bene. La luce è terrificante. Questo è uno dei miei esperimenti. Poi ci sarà da mettere qui davanti un diffrattore che ridurrà, cioè avrà la funzione di diffondere la luce e al tempo stesso di ridurre per quanto possibile l'abbagliamento. Andiamo a metterlo qui, già caldo. Qui peraltro ci sono dei magnetini che servirebbero per metterla nei portalampade, che poi devono essere per forza metallici, di ferro, se no non si attacca ovviamente. Questa è l'idea. Qui chiaramente dovrò provvedere a fare una prolunga, ma non solo. Adesso devo andare anche a misurare la tensione che c'è. Praticamente il risultato sarebbe questo. Questa è una ripresa senza il ring. Poi facciamo una ripresa con il ring. Ecco qua, ripresa con il ring. Questa là. La telecamerina che sto usando per fare questo video. Bene.
53 volt. 53 volt. Per il momento l'esperimento finisce qui, poi proseguiremo. Ciao a tutti!